Cari amici, bentornati nel canale Ricette Fai da Te. Oggi vi mostro come io faccio la ricotta senza lattosio, ovvero senza caseina. La ricetta mi è stata data da un antico casaro del posto, in Gargano. Bene, iniziamo subito. Per prima cosa faccio il mio formaggio, fatto in casa, ovvero prelievo direttamente dall'allevatore di fiducia il latte intero, non pastorizzato. Lascio cagliare, poi divido a pezzettini e metto nelle fuscelle, cosiddette fuscelle, ovvero i contenitori per fare il formaggio. Se non sapete come si fa, cliccate l'icona sopra che vi porta direttamente al link. In questo video ho usato 5 litri di latte. Una volta che finisco di fare il formaggio, lo metto a scolare tranquillamente, ma non getto via il suo liquido, ovvero il siero. Lo metto nuovamente a riscaldare a fuoco alto. Come ho detto prima, ho usato 5 litri di latte. Aggiungo al siero del formaggio un bicchiere, ovvero 150 ml di siero speciale. Nel prossimo video vi farò vedere come si ottiene questo cosiddetto mio siero speciale. Dopo pochissimi minuti la ricotta viene a galla. Spengo il fornello e la vado a mettere nell'apposita fuscella. Vedete che bella? È tutta su. Ottimo! Il mio cosiddetto siero speciale serve proprio per un'ottima fermentazione. Ed io sono felice. La mia famiglia ringrazia. Solo con il latte o formaggio, ricotta senza lattosio e alla fine anche il siero cosiddetto mio speciale per fare mozzarella e fior di latte, cacio cavallo, che buono! E ringrazio il casaro pugliese. Ciao!